Signori, bentornati al nostro Red Dead Redemption. Naturalmente vado sempre in ritardo. Vediamo che cazzo vuole questo. Che vuoi? E allora? Cosa? Iniziamo il duello. Avvicina Dex a iniziare il duello. Oh cazzo. Che succede adesso? A chi strae la pallottola per primo? Oh merda. Hai accettato un RBMX per saltare il tutorial? No. Quando suona la campana e poi spara. E restare la pistola in alternativa e dietro la leva vicino alla mano alla pistola. E poi avanti quando? Oh. Oh, e allora? Oh! Cazzarola! Non ho capito come ho fatto! Magnifico, non ho capito come ho fatto! Mi sembra proprio la morte. Non penso che vorrai questo più, amico. Mio Dio. Sì, ho speso un bel po' di roba prima. Tutto dopo le 6. Vediamo che ore sono. La fancina. Beh, ho il lettore che mi crea problemi. Perché veramente mi sta veramente rompendo i cabasisi. Per di là alla Montalbano. Dov'è? Dov'è la missione di... Che rottura di scatole. Cos'è questo? Sconosciuto. Andiamo da lui. Andiamo. E tre mi sta dando problemi. Alcune cose vengono caricate mo abbastanza in ritardo. Oh, tu cane, lascialo perdere, il mio cavallo. Andiamo. 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 Hiya! Spero che vi stiano piacendo i miei gameplay su Red Dead Redemption. Fatemi aumentare di iscritti, per favore. Voglio arrivare a 1001. Non chiedo tanto. Così poco. Cioè, vi chiedo così poco. Certo. A 1001. Andiamo. Siamo quasi arrivati. Pianta selvatica, fermati, fermati. Partenio selvatico. Dove sei? Oh. Ah, lì. Scusate, ma io in questa TV non vedo niente perché è completamente scuro. Dovrei cambiarla. Appena mi compro i soldi la cambio. Un'altra volta. Fermati. E sta fermo lì. Partenio selvatico? Non l'avevo letto. Sì. E il cavallo è andato dall'altra parte. Bene, metti la testa sul cactus. Ma non ti lamentare se hai le spine. Aspetta un attimo, fammi controllare. That's what I've been after. Bene, cos'è questa? Salvia del deserto. Cos'è sto sconosciuto? Gli sconosciuti... Devo vedere un sasso, non lo so. Quale donna? Ma dov'è? Ah, per terra!
Howdy, miss. What are you doing out here? I'm thinking. Ah, pensi per terra. Man. Have I seen you before? No. Yes, I think so. On the train from... Appunto, il 3 mi sta dando problemi, adesso è sparito l'audio. Ah. Che schifo, veramente. Mi sta dando veramente problemi già da quando ho iniziato con Hard Line. Veramente uno schifo. Mi dà un fastidio perché sento il dottore fa... Può succedere che improvvisamente lo schermo diventa nero e devo estrarre il disco e rimetterlo. E appunto, è sparito l'audio. L'audio dei dialoghi, ecco. Ah, meno male che ci sono i sottotitoli. Qua fuori la giornata è piena di cose che possono ucciderla, tra cui la malattia. Niente mi ucciderà, signore. Beh, mi stia bene allora. La liquidi così. Ah, il lettore adesso si è fermato. Aiuta Jenny portandole della medicina. Ma ce l'ho la medicina. Miss Jenny. Ah, adesso è ripartito l'altro. Miss Jenny. Don't look like the Almighty's much inclined to help you out here. I was kind of worried about you, so I brought you some medicine. Oh heavens. Oh, praise you, Lord. I knew you'd save me. Ah, cioè, segreto, dammi $35. You see, it was only through his will that you were ordered to save me. No, 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 veramente è la missione che me l'ha chiesto. Were there angels in your vision? Gli sviluppatori. Jenny, can I take you back into town? Praise you, Savior. I knew you'd save me. Madonna, mi sparo là in fronte. Will you come with me? In che senso? Here, mister. I'm in heaven. Heaven. Che cazzo. La fede di Jenny completato, fama 50. Sapevo che ore sono, va. Nel gioco, intendo. Ma chi ti conosce? Quanto dura sto salvataggio? Completare semplici compiti che possono essere iniziati con più antichi e completi in questo momento. Ok. Vedete che sono? Cazzo, le 5. Vuoi vedere quanti secondi passano? Ah, ok, come GTA 5. Ottimo. Allora, 1. Ah, ok, non è come GTA 5, perché GTA 5 lì... Cioè, 24 ore del gioco erano 48 minuti, quindi... Un minuto durava due. Cioè, un'ora di gioco durava 2 minuti, ecco. Se no, possiede già visione... Attenti. Attenti, l'aria generale è diventata cerchio. L'area generale. Oh mio Dio. Non mi dire che adesso... Non è che arrivo io al patto del treno, eh. Non t'azzardare, eh. Stai qui. Un bel trenino con la locomotiva. Posso salire sul treno? Careful there, friend. Pacific Union Special's about to leave the station. Oh mio Dio. Sta partendo, eh? Siediti. Sta partendo. No.
Finalmente l'ho raggiunto, che botta di culo. Oh mio Dio, il cavallo! La vecchia locomotiva a carbone. Facciamoci questo bel giretto. Mazza quanta legna. Buonasera signori. Aspetta un attimo. Tu. Com'è che hai questo vestito? C'è munizioni al massimo del revolver. Che schifo. In GTA sono più o meno infiniti. Ho come l'impressione che poi ci sarà una missione appunto sul treno. Non perché io lo so e quindi nascondo lo spoiler, ma partiamo le immagini. C'era il triangolo che dicevo. C'è il triangolo che dicevo. Devo riguardare la registrazione. Non lo so. Dove stiamo andando? Da qualche parte stiamo andando, no? Magnifico viaggio in treno, quello che non si può fare su GTA 5. Il treno ti investe e poi... No, no, non ti investe veramente, si ferma. Meglio che adesso andavo nella carrozza con gli altri. Aspetta, che succede se faccio... No, niente. Non c'è mica una candela, eh. Oh! Ok. Tutto buio qui dentro. Ci siediti. Ma state tranquilli, non succede niente. Metto qua. No. Troppo serio, metto qua. Che giorno? Mazza quanto è lento. Andiamo? Ah, dice che sabato. Però scusa, ma non c'è il controllore? Ho preso il treno così, senza pagare. Ah, ai tempi moderni. Ai tempi antichi. Nel senso che... modernità, perché c'è chi non paga il biglietto in alcuni punti, dato che non controllano niente in Italia, ma non è sempre così in tutte le città, chiaramente, in tutte le stazioni, però ci sono tanti punti dove che non controllo per niente il treno, specialmente quello dei regionali, e appunto, i tempi, diciamo, moderni, nei tempi antichi, i tempi antichi sarebbero qua nel Far West, ma in questo senso è un videogioco. Niente di che. Premuto il triangolo per... Ma dove sono? Premuto il triangolo... Ho premuto il triangolo... per... alzarmi... Ah, senza volerlo, sono arrivato qui! Ottimo! Andiamo dalla Bonnie! Andiamo dalla Bonnie. Lì c'è un punto esclamativo. No, non mi interessa. Meno che non sia una missione.
Il lettore si è fermato. Cioè, non si è fermato adesso. Ha ripreso a girare. Hey, Bunny! Manco mi avvicino, che già subito. Tizzoni d'inferno. Nemmeno mi avvicino, che già parte la missione. Excuse me, Mr. Marston. Have you seen my father anywhere? No. He went out this morning to ride the land and was supposed to be back hours ago. Cazzi, i sottotitoli sono così veloci che non riesci a leggere. So far they found nothing. Well, come on, let's go look for him. Bella idea. Let's head out. He couldn't have gotten far. E chi? E chi vuol perdere tempo? Mamma donna mia. I've got a bad feeling about this. It's not like him to be away for so long. Don't worry, we'll find him. He's not as young as he used to be. What if he's hurt himself? Your father can still handle himself just fine, Mr. Farland. You feel like certo. An oak. You're probably right, but I can't help worrying. He's all I've got. Campagnolo. Don't you have any brothers or sisters, Miss McFarland? I had six brothers, but five of them died, either from sickness malattie. Or foolish choices. Cinque, sei fratelli sono rimasti. Ne è rimasto uno. Please stay close. And the other one? He left for the east and never came back. Must be getting on for 10 years ago now. Minchia, he's a high and mighty banker in New York, according to his last letter. He should be here helping you and your pa. I don't want his help. He can live his life any way he wants. Stay with me. I've got a bad feeling about this. Posso saltare addosso. When I see those city fellers coming in on the railway, all dressed up like a sore toe, I fear a little for his soul. Che cavolo faccio? Look, I think I see someone. Cioè, questo corre per i fatti suoi. Daddy, what happened? Nothing nice. Wrestlers, I guess. Maybe they're all their twins, that bunch. Now you head back to the ranch right now and fetch your wagon. Yes, sir. Marston, you watch after her. I'll do that, sir. Che cazzo. Easy now. Aspetta un attimo. Fammi pigliare la carne di cavallo. Ancora, donna! Dammi il tempo di prendere la carne di cavallo per i catanesi. Mio Dio. Wow. Che strozzata, veramente, oh. Ci posso credere. Ma così può raccogliere la carne di cavallo in pace. Fammene prendere una, va. È però veloce. Sto dicendo che il cavallo si sta spaventando. Andiamo. Torna da buon. E un attimo. Dov'è quello? Come è andata così lontana? Yeah. Non lo scalciare. It's a bad idea to split up right now. I don't think that's a good idea. And you're no better. How many men have you killed? Do you? Oh my god! The barn's on fire! Whoopi! Il pianile. Oh mio Dio. Lo hanno preso! Colpi di molotov. This ain't working! The doors are blocked! We need to find another way in! Gotta get to the horse! Ma che cazzo fa quello col secchio? Fa giro girato tondo! Sì, invece di tirare l'acqua, tiragli la grappa, eh. Consigliabile in questi casi.
calma, calma. Ma va. Ma va. Non lo sapevo che si premeva il quadrato per saltare. Ma va. Calma, calma. It's getting worse. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Entra nel pianino, con calma. Con calma si fanno le cose. Non smetterò mai di dirlo. E adesso? Scendi a terra. Ah, lo posso buttare? Oh, chi ti ha detto di salire? Scendi a terra. Oh, apri la porta del pianino. Calma. Ma la sta svenendo. Lui invece è morta. Salva tutti i cavalli. Certo, gli dà uno schiaffo al culo. E vedi com'è. Vedi come scappa. È naturalmente l'ultimo, no. Adesso devo prendere e saltare. Prendere una rincorsa e poi saltare. Vediamo le immagini. Visto? Con calma, piano piano. Sono tutti salvi. Cerca Bonnie nel recinto. Piano piano. E lei dov'è? Dov'è? Dove è andata a finire la stronza? You sure know how to handle yourself. Thanks, Martin. Yes, John, thanks. You well, you saved the ranch. If you'll excuse me, no, veramente t'ho salvato i cavalli. Hold on a second over there. Sincerely, John. Thank you. Well, did all I could, Miss McFarland. Sorry about all the damage. That gang seems to really want you out of here. Yeah, well, my father fought Indians. I scarcely think we're going to be frightened by some white trash. White trash can be pretty frightening. Well, they don't frighten me. Good. John, my family owes you a great debt. Fammi un debito con lei. Appunto. Mi ha salvato la vita. Le chiedo solo questo. Se torno a casa e rimetto in piedi la mia fattoria, potreste vendermi del bestiame. Preferisco fare affari con le persone che conosco. Ben, ben detto. Certo, ma se te la sposi non è meglio? Well, you get some rest. I've got to go see how my father's been enough. Mi sa che sta facendo colpo alla donna. Qui 75 fama dal novellino. Monte a cavallo. Va bene. Let's go. Hey, good to see you. Che cazzo ti sei lanciato? Che vergogna! Ok, basta. Andiamo su. Andiamo a fare un giretto. Vediamo se incontro qualcuno. Poi si può fare una sottomissione. Cioè, sottomissione, detto così, è brutto.
una missione secondaria. Questo è il termine giusto. Andiamo! Un bel gioco, Red Dead Redemption. Potrebbe essere... aspetta un attimo. Cioè, potrebbe essere noioso, ma... ci sono tante cose da fare. Diciamo che non è noioso, vero e proprio. Sì, per quello che offriva la PS3, la PlayStation 3. Era tanta roba. So che su Red Dead Redemption 2 sulla PS4 si fa si fanno molto più cose. Però naturalmente sono due giochi, si può dire, diversi, su console diverse. Non si può pretendere di fare tutto in un videogioco. Anche perché quando loro, gli sviluppi, le software house, quando progettano di fare un videogioco, sanno benissimo quello che possono includere e quello che non lo possono fare. Cioè, per prendere un esempio, non ci sono tantissime azioni che si possono fare in un solo videogioco, almeno specialmente sulla PS3, ma anche sulla PS4. Sulla PS5 magari sì. Cioè, prendete ad esempio questo gioco così della Red Dead Redemption, anche su GTA. Cioè, mancano le cose fondamentalmente quotidiane della vita. Ad esempio, devi bere, mangiare, dormire, fare i tuoi bisogni. Questo non lo fanno, cioè è un videogioco, non possiamo pretendere che sia veramente realistico. Però se dovesse esserci un videogioco così, che attenzione, non è che deve essere per forza basato sulle attività quotidiane, nel senso, credo che ci sia The Sims, ma non ne sono sicuro perché non l'ho mai giocato. Però va, per fare un altro esempio, The Last of Us io l'ho giocato. Bellissimo videogioco. Alcune cose lì le potevano anche mettere, ad esempio le scorte che si possono trovare, che dice devi mangiare ma stai attento a quello che consumi. Beh ragazzi, ci vediamo alla prossima parte. Ciao a tutti.